Le terme di Agnano, proseguendo il percorso di riqualificazione e valorizzazione del loro straordinario patrimonio naturale, riaprono al pubblico il complesso delle terme romane del I secolo d.C. Posto sulle pendici del Monte Spina, proprio di fronte all'odierno stabilimento termale di Agnano, il sito risale all'epoca adrianea, con un ampliamento a livello superiore di epoca successiva. L'impianto rimase in uso anche in epoca tarda, fino a quando l'abbassamento del suolo nell'area flegrea, a seguito del fenomeno bradisismico, portò alla formazione del lago di Agnano. Il percorso si snoda attraverso i frammenti di mura greche, risalenti addirittura al IV secolo a.C., la Grotta del Cane con le sue emissioni calde di gas e le antiche terme romane, uno stabilimento di ben 7 livelli. I romani, con una costruzione molto, diciamo, all'avanguardia, avevano costruito questo sistema di terme dove erano utilizzati tutti i tipi di acqua. E ripartiamo dalle terme romane, dalla nostra storia per il nostro futuro. Abbiamo utilizzato le forze dei volontari e le forze nostre, quindi non è servito praticamente niente. Serve solo un grande ringraziamento e una grande passione. Hanno tutti lavorato, diciamo, col volontariato. Il lavoro della sovrintendenza, del comune, del gruppo archeologico napoletano e dell'ente Terme di Agnano ha reso possibile la fruizione del complesso già dallo scorso fine settimana, quando il percorso è stato inserito nel calendario delle manifestazioni per la Settimana della Cultura. Un'ulteriore occasione per dimostrare anche quello spirito di collaborazione istituzionale che negli ultimi tempi sta dando i suoi frutti. Sì, è importante il rilancio dei Terme di Agnano e tutta l'area archeologica. Oggi questa riapertura di alcune aree bellissime è dovuta grazie al lavoro di tutto il personale Terme di Agnano, del Presidente, del Comune, del gruppo dei volontari archeologici, della sovrintendenza, un lavoro di sinergie che dimostra come stiamo lavorando, con competenza e con entusiasmo mettendo insieme le forze. Io sono molto soddisfatto perché vedo una grande partecipazione dei napoletani, sia nel lavoro sia proprio nella vita civile. Questo è il clima giusto per fare cose importanti nei momenti di crisi.